Ho trovato il cutter. Di cosa parliamo questa volta? Parliamo di questo prodotto che ci è stato spedito da questa azienda che si chiama appunto Fli Fli e che dovrebbe, a detta di chi ce l'ha inviato per fare la recensione e per fare il video, dovrebbe sganciare tramite un dispositivo, direi wifi, un qualsiasi oggetto dal nostro fantomino che abbiamo qui. Quindi adesso andiamo ad aprire la scatola, collegarlo al phantom e vediamo come funziona. Non so se ci saranno le batterie per poterlo utilizzare, se non ci sono le batterie dovrò fermare il video, caricare tutto quanto e poi provarlo. Nel frattempo vi dico cosa c'è all'interno della scatola. L'idea è buona e le opzioni sono parecchie, anche se qua in Italia non credo sia ancora legale il fatto di poter sganciare cose dal drone per ovvi motivi. Però noi andiamo a guardarlo e le idee potrebbero essere tantissime. Allora, Airdrop User Safety Guideline, e questa la lasciamo qui. E all'interno del nostro pacchettino, che cosa troviamo? Troviamo un simpatico manuale in inglese e cinese, dove ci spiegano come collegare il Fli Fli al nostro drone. Semplice e intuitivo, direi. Poi ci danno delle fascettine per andare a chiuderlo, direi. Abbiamo un cavetto micro USB, abbiamo un sacchettino per trasportare il nostro Fli Fli a destra e a sinistra, abbiamo una cordicina ed ecco qui il vero e proprio oggettino che è carico. Buono, essendo carico potremo andare a provarlo praticamente immediatamente. La cosa carina di questo aggeggio tecnologico, è tutto carico, fantastico, è che è bianco, uguale al Phantom, e anche le luci per l'accensione richiamano decisamente quelle del Phantom stesso. Quindi andiamo a montarlo. Ah, qui ovviamente abbiamo il telecomando che anche lui con le sue luci si collegherà al Fli Fli per staccare il nostro pacco ovunque noi vorremmo. Allora, ops, questo lo mettiamo sopra. Questo è l'aggancio che sarà collegato dietro al nostro drone. E giusto perché abbiamo le istruzioni, andiamo a vedere come si andrà a collegare questo aggancio, così. Quindi sulla parte posteriore, così, così, lo andremo a tirare un po' più su, direi. Ok, e così, e così. Ok, questo è l'aggancio, quindi semplice, sembra similare all'aggancio per coprire l'obiettivo del nostro Phantom, e andiamo a vedere come fissare questo arnese in questa maniera di sicuro, perché dovremo tenerlo su. Mi appoggio qui, sto più comodo. Ok, va ad aggancio, si va ad agganciare con questa piccola clip che non so se vedete qua. E adesso vediamo come funziona quando lo andiamo ad attivare. Sembra quantomeno stabile. Allora, accendiamo il radiocomando con la stessa metodologia con cui si accende il Phantom e il Fli Fli. Ok, ce l'hanno già bindati. Lo scopriremo vedendo se questo aggancio qui, pigiando il pulsantino, si staccherà, suppongo. Eh sì, funziona. Vedete il funzionamento? Io clicco e viene aperto questo servo che rilascerà poi il pacchetto da lasciare sul manuale, che è qui, anzi no, sulla scatola era scritto compatibile con Phantom 3, Phantom 4, Phantom 4 Pro, Phantom 4 Pro Plus,
ovviamente, Safety Operating Distance parla di 1000 metri. Vabbè, qui noi in Italia, come ben saprete ormai, possiamo andare al massimo a 500 metri se siamo operatori o a 200 metri se siamo aeromodellisti, quindi abbiamo un range notevole e riusciamo a sganciare oggetti non identificati fino a una distanza di 1000 metri. Ora facciamo un test di sgancio rapido. Accendiamo il nostro radiocomandino, vado ad accendere anche il fli-fli. E decolliamo. Missione compiuta! Test numero 2. Hop. Rilascio a distanza. Siamo a 28 metri di distanza da noi, pigiamo il pulsantino e ha rilasciato il nostro pacchetto. Bene, eccoci qui con il nostro Fli-Fli, con il nostro telecomandino. Sembra funzionare, grazie ancora a Fli-Fli per avermi mandato anche questo prodotto da recensire. Lo trovate anche su Amazon, il link è qui sotto in descrizione. Per qualsiasi idea, stravagante pensiero, scrivetemi qui sotto nell'info box. Se vi è piaciuto il video, cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale qui sotto e ci vediamo con la prossima recensione. Ciao a tutti!